Per voi cos'è la felicità? Sicuramente negli indifferenti sta nei soldi e nel sesso. Ma chi sono gli indifferenti? Gli indifferenti sono una famiglia alto borghese composta da Maria Grazia, madre di Carla e Michele, e Leo. Adesso, attraverso alcuni esempi, vi mostreremo come queste tematiche si riscontrino all'interno del contesto familiare. Carla aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe. Maria Grazia è la madre di Carlo e Michele ed è rimasta vedova. Moravia la descrive come una caricatura di se stessa e rappresenta in tutti i suoi aspetti la decadenza della società borghese. Una società borghese che tiene conto solo ai gesti e alle apparenze esterne. Una società che per Maria Grazia è rappresentata da Leo. Leo è il suo amante e rappresenta la prevalenza della menzogna, della libidine sulle verità più genuine. La donna infatti nel corso del romanzo teme continuamente di perdere Leo ed è disposta a tutto pur di tenerlo, pur di tenerselo stretto. La donna infatti è consapevole del suo declino, ma tuttavia decide di abbandonarsi a questo flusso e non riesce a trovare nessun rimedio per evitare il suo declino sociale, ma soprattutto morale. Il suo unico interesse è Leo e lei è gelosa di Leo, in quanto Leo era l'amante di Lisa, sua amica d'infanzia, e teme che tra i due ci possa essere nuovamente una storia, quando invece non sospetta che l'amante di Leo è proprio Carla, sua figlia. Leo alzò finalmente gli occhi e la guardò. Mi spiego, a meno che non riusciate a mettere insieme 800.000 lire, non vedo come poteste pagare se non vendendo la villa. La madre capì. Una paura vasta le si aprì davanti agli occhi come una voragine. Impallidì, guardò l'amante, ma Leo, tutto assorto nella contemplazione del suo sigaro, non la rassicurò. Questo significa, disse Carla, che dovremmo lasciare la villa e andare ad abitare in un appartamento di poche stanze? Già, rispose Michele, proprio così. Silenzio, la paura della madre ingigantiva. Non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome. Non aveva mai voluto ammettere l'esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squallida. Vivono meglio di noi, aveva sempre detto. Noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro. Ed ora ecco, improvvisamente ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili. Quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un'automobile assai bassa attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti, lo opprimeva. Non l'atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l'avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza. Tutta gente ricca, stimata ed elegante. Ella si vedeva, ecco, povera, sola, con quei due figli, senza amicizie che tutti l'avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni, oscurità completa, ignuda oscurità. Abbiamo visto, no, come è stato introdotto il personaggio di Leo, che è un uomo abbastanza grande, facoltoso, che è l'amante di Maria Grazia, che sarebbe la madre di questi due giovani ragazzi, Michele e Carla. Leo è un uomo che pensa solo ai propri interessi. Per quanto cerchi in tutti i modi di dimostrare il contrario, ovviamente invece dimostra la propria completa anche inadeguatezza, poiché è interessato non a Maria Grazia, ma bensì alla figlia. Maria Grazia però non è consapevole di questa cosa e quindi diciamo che si ritrova all'oscuro di tutta la relazione che intercorre fra Leo e Carla. Tant'è vero che l'uomo, per cercare di assopire la propria libidine, poiché Leo è un personaggio emblematico del libro, poiché rappresenta il sesso e i soldi, come abbiamo detto, e lui ritrova la propria felicità in questo. Tant'è vero che lui, in occasione del compleanno di Carla, tant'è vero adesso noi andremo a leggere il pezzo, in cui
Leo cerca di stuprare Carla, di possederla, dopo averla fatto ubriacare in occasione del proprio compleanno. Perché mi hai fatto bere? Domandò Alfine in tono lamentoso. E tu perché hai bevuto? Ribatté Leo. Delle domande, sempre delle domande. Si fermarono. Ho bevuto per non vedere più te e nemmeno mamma, neppure Michele, per non vedere più nessuno. Abbassò gli occhi e scosse la testa. Ma se avessi saputo di dover star così male, non l'avrei fatto. Si guardarono. Carla seriamente, con quella leggera follia dell'ebbrezza negli occhi lucidi. Leo tra eccitato e ironico, con sguardi turbati. Poi ad un tratto l'uomo abbassò le braccia e afferrò la fanciulla ai fianchi, grossolanamente. Ella ruppe in un riso stridulo e si dibatté con le gambe e con le spalle, con dei movimenti ebbri e in un certo modo sconci. Leo, oh Leo, gridò tra i singulti di quel riso. Leo, non guardarmi così. No, lasciami. Alfine l'amante ebbe ragione delle sue contorsioni e la strinse fra le sue braccia. Per un istante la guardò, occhi spauriti, faccia bianca, bocca semiaperta. Poi si chinò e la baciò. So, abbiamo visto come Leo abbia cercato di possedere Carla. Il problema è che in un primo momento, come abbiamo visto, non ci riesce, perché ovviamente si rende conto dell'impossibilità della situazione. Il problema dove sorge? Che Carla, in un secondo momento, si concede a Leo, però la cosa triste è che dopo aver passato la notte insieme all'uomo, è delusa dal rapporto che ha avuto con l'uomo, poiché ha scoperto che l'unico interesse di Leo è semplicemente il piacere sessuale. Tant'è vero che, come adesso andiamo a leggere, la ragazza quando si risveglia da questa notte di passione passata insieme all'uomo, si rende conto di come sia passata in una maniera molto materiale e frivola, perché lei in realtà ricercava un rapporto molto ben diverso rispetto a quello che ha vissuto durante la notte con Leo. I passi dell'uomo furono così rapidi, così breve quella parentesi di luce, che ella non ebbe il tempo né di parlare, né almeno con un abbraccio o uno sguardo, di esprimergli tutto il desiderio estremo di carezze e di consolazione, che in quel momento le premeva l'animo. Allora, nella rinnovata oscurità, dopo un istante di incertezza, incominciò a piangere. Le lacrime colavano rapide sulle guance. L'amarezza che aveva accumulato in quella notte dirompeva ora da ogni parte della sua anima. Se mi avesse amata, si ripeteva, mi avrebbe consolata. E invece niente. Ha spento la luce e si è voltata dall'altra parte. Quella solitudine che prima aveva intuito ora le appariva inevitabile. Si coprì gli occhi col braccio nudo. Ebbe, se la sentì sul volto, una smorfia di amaro dolore. Non mi ama. Nessuno mi ama. Non cessava di ripetersi. Si tirava i capelli con le dita. Ormai aveva tutte le guance intrise di lacrime. Alfine la stanchezza che covava in lei la vinse e piangendo ella si riaddormentò. Qualsiasi donna dopo un rapporto sessuale desidera essere amata, coccolata, abbracciata. Invece vediamo come in questo caso non è affatto così, anzi è l'opposto. Carla rimane delusa, delusa da una situazione che credeva fosse amore e invece alla fine, come abbiamo sentito, non è affatto così. Lei matura in sé una consapevolezza, riesce a capire che non è più il soggetto dell'amore che credeva che Leo provasse nei suoi confronti, bensì è l'oggetto del desiderio, degli istinti sessuali di Leo. Questa cosa ne ha la prova successivamente grazie al fatto che Leo, dopo la notte passata insieme, lascerà dei soldi sul comodino, che però per lui saranno semplicemente, glieli dà per far sì che lei vada a casa col tassì. Invece successivamente per lei non è nient'altro che la prova, la conferma del fatto che lei sia stata usata quasi come una prostituta. Siamo giunti al momento di presentare il personaggio, a mio parere, più affascinante del romanzo, che è Michele. Michele è il fratello di Carla ed è un inetto, in quanto vorrebbe amare una donna che Lisa ma non riesce ad amare.
vorrebbe odiare Leo, ma nemmeno ci riesce, vorrebbe cambiare famiglia, in quanto non sopporta la madre ed è indispettito dalle sue continue scenate di gelosia nei confronti dell'amante, e vorrebbe uccidere Leo nel momento in cui viene a conoscenza della relazione di quest'ultimo con sua sorella. Infatti l'uomo, quando viene a sapere la Lisa della relazione tra i due, viene istigato dalla donna a uccidere l'amante, ma vedremo che Michele non ci, vedremo che Michele non ci riuscirà mai ad ucciderlo. Mano in tasca e strinse la rivoltella. Dormivo proprio, ripete Leo senza voltarsi, precedendo nella dell'anticamera. Dormivo profondamente e facevo dei sogni bellissimi. Ah sì, sì, e tu sei venuto a destarmi. No, colpirlo alle spalle no, pensò Michele. Trasse di tasca la rivoltella e, tenendo la mano contro il fianco, la puntò nella direzione di Leo. Appena questi si sarebbe voltato, avrebbe sparato. Leo entrò per primo nel salotto, andò alla tavola, accese una sigaretta, avvolto nella veste da camera come un lottatore a gambe larghe, con la testa arruffata e tozza, china verso l'invisibile fiammifero, e gli dava l'impressione di un uomo sicuro di sé e della sua vita. Poi si voltò, allora non senza odio. Michele alzò la mano e sparò. Non ci fu né fumo né fracasso. Alla vista della rivoltella, Leo spaventatissimo si era gettato con una specie di muggito dietro una sedia. Poi il rumore secco del grilletto. «Sei inceppata», pensò il ragazzo. Vide Leo urlare «Sei matto!» e alzare una sedia in aria, mostrando tutto il corpo. Si protrese in avanti e sparò da capo. Nuovo rumore del grilletto. «E scarica», compreso Alfine atterrito. E i proiettili li ho in tasca io. Fece un salto da parte per evitare la seggiola di Leo. Corse all'angolo opposto. La testa gli girava, aveva la gola secca, il cuore in tumulto. Un proiettile, pensò disperatamente, soltanto un proiettile. Frugò, arraffò le dita febbrili alcuni proiettili. Alzò la testa, tentando, curvo, con le mani impazzate, di aprire il tamburo e cacciarvi la carica. Ma Leo scorse il suo gesto ed egli ricevette di sbieco un colpo di seggiola sulle mani e sulle ginocchia, così forte che la rivoltella cadde in terra. Dal dolore chiuse gli occhi, poi una rabbia indicibile lo invase. Si gettò su Leo tentando di stringerlo al collo, ma fu preso, scagliato prima a destra poi a sinistra e alfine respinto con tanta violenza che, dopo aver ciecamente urtato e rovesciato una sedia, cadde sul divano. L'altro gli fu subito sopra e lo prese per i polsi. Silenzio, si guardarono. Rosso, ansante, costretto in malo modo dentro il divano, Michele fece uno sforzo per liberarsi. Leo gli rispose torcendogli i polsi. Altro sforzo, altra torsione. Alfine il dolore e la rabbia vinsero il ragazzo. Gli parve oscuratamente che la vita non fosse mai stata così aspra come in questo momento, nel quale, così brutalmente oppresso, gli tornava un lamentoso desiderio di certe lontanissime carezze materne. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Allentò i muscoli doloranti, si abbandonò. Facendo un po' un punto della situazione, abbiamo visto come Maria Grazia sia una donna che è tantissimo attaccata ai soldi, fortemente attaccata ai soldi. Come Leo sia un uomo incentrato solo sui propri interessi personali. Come Carla, no? Che è una ragazza che è anche un po' in cerca dell'amore, vuole sempre cercare di cambiare vita, non ci riesce. Tanto è vero che quest'ultima finirà col sposare Leo, tutto però all'insaputa della madre. Abbiamo scelto di leggere la parte, diciamo, conclusiva del libro perché rappresenta tutto quello che secondo noi è anche un po' il controsenso, no? Perché noi siamo partiti dalla domanda: che cos'è la felicità? E abbiamo detto che per gli indifferenti si trova nel sesso e nei soldi. Ma come si può ben vedere, è una felicità che è apparente, non esiste. Perché comunque tutti i personaggi, no, sono attaccati a questi beni materiali, ma alla fine non hanno niente. Indossano come delle maschere, perché Maria Grazia indossa la maschera della madre bravissima che ha due figli e li vuole sempre aiutare. Leo come un padre benevolo che invece, diciamo, tiene sotto la sua ala Carla, e Carla invece, diciamo, questa figlia che è adorata dalla madre, ma che in verità è la prima che la pugnala alle spalle. Tant'è vero che la madre e la figlia
si vestiranno per andare a una festa, no? Che è un po' emblematica come cosa, no? Perché dicono la madre si vestirà da spagnola e la figlia invece da Pierrot. E ciò sta a dimostrare come, poiché Carla dirà che si sentirà un'altra persona e starà bene sotto quella maschera, dimostra come tutta la vita di questi personaggi non sia nient'altro che una mascherata. Nell'anticamera venne loro all'incontro la madre Lisa. La madre si era già travestita da spagnola. Aveva la faccia molle e patetica, tutta impiastricciata di un lustreggiante belletto, guance accese e punteggiate di nei, labbra vermiglie, occhi affogati in una languida tintura nera. Il costume da spagnola, lungo e tutto nero, biondeggiava intorno ad ogni dondolio dei fianchi, con una molle abbondanza di pieghe. Un suntuoso velo ricamato a giorno le ricadeva dal largo pettine di tartaruga sulle spalle grasse, sulle braccia larghe, tremule e nude. Teneva tra le mani un ventaglio di piume di struzzo, sorrideva stupidamente e, come paurosa di turbare con qualche movimento l'equilibrio della sua acconciatura, camminava con la testa dritta e rigida. Tornarono la madre e Carla, travestita quest'ultima da Pierrot. Aveva il volto nascosto da una mascherina di raso nero, portava un enorme collare oscillante intorno al collo, giubbetto, pantaloni e scarpine di seta bianca con grandi bottoni neri. Camminava sulle punte dei piedi, col tricorno un po' di traverso, e sorrideva misteriosamente. «Come vi sembriamo?» domandò la madre. Molto bene», ripeté Lisa. «Divertitevi!» «È quel che faremo», disse la fanciulla, con uno scoppio di risa. Così travestita si sentiva un'altra, più gaia, più leggera. Si avvicinò al fratello, gli diede sulla spalla un colpetto col ventaglio. «E con te domani parleremo», disse a bassa voce. La confessione nell'automobile le aveva lasciato una penosa impressione. Le pareva che Michele si stesse rovinando la vita. «E invece tutto è così semplice», aveva pensato infilandosi davanti allo specchio i pantaloni da Pierrot. «Lo prova il fatto che nonostante tutto quel che è avvenuto, io mi travesto e vado al ballo». Avrebbe voluto gridarglielo a Michele. «Tutto è così semplice» e già pensava di fargli trovare del lavoro, un posto, un'occupazione qualsiasi da Leo, appena si sarebbero sposati. Ma la madre la trascinava. «Andiamo», ripeteva, «andiamo, i Berardi aspettano». Discesero la scala, l'una accanto all'altra, il Pierrot bianco e la spagnola nera. Sul pianerottolo la madre fermò la figlia. «Ricordati», le mormorò in un orecchio, «di essere, come dire, gentile con Pippo. Ci ho ripensato, forse ti ama, è un buon partito». «Non aver paura», rispose Carla seriamente. Discesero la seconda rampa. Ora la madre sorrideva soddisfatta. Pensava che anche l'amante sarebbe venuto al ballo e pregustava una piacevole serata. Indifferenti è il romanzo che è uscito nel 29 e quindi dobbiamo tenere presente che siamo in piena affermazione fascista, quindi c'era la censura e Moravia non poteva dunque criticare esplicitamente il regime. Lo fa tramite la figura di Michele. Michele è l'antieroe per eccellenza, lì è un inetto, ma è un inetto del dubbio costruttivo, in quanto il ragazzo vorrebbe cambiare il mondo, ma non ci riesce. Tramite la figura di Michele, Moravia denuncia la società, in quanto Michele, il quale è l'unico che comprende la situazione di declino economico, sociale, ma soprattutto morale della borghesia, finisce per essere schiacciato dalla piattezza e dallo squallore di questa società.